col modello dell'intensità di cura, col modello dell'intensità di cura, che cos'è? È quel modello secondo il quale tu vieni curato in modo intenso per fare in modo di liberare il posto letto il prima possibile. Liberi il posto letto il prima possibile, se sei stato operato hai bisogno di una degenza post-operatoria. Allora, se hai fortuna e te lo puoi permettere, o hai una famiglia che ti può aiutare, va tutto bene. Altrimenti, o ti rivolgi al privato, ed ecco che apriamo per la prima volta, spalanchiamo le porte al privato, oppure torni ai pronti soccorsi. Ed ecco che creiamo l'emergenza nei pronti soccorsi. Perché puntare sul modello dell'intensità di cura significa creare l'emergenza nei pronti soccorsi. Oltretutto noi in Toscana abbiamo un eccesso di personale amministrativo e un difetto di personale infermieristico. Abbiamo bisogno di infermieri, ce lo chiedono i medici, ce lo dicono gli infermieri, manca il personale nelle linee di produzione. Io non sono un tuttologo, mi occupo di energia, di rifiuti, di tutt'altri argomenti, però ho avuto l'umiltà di andarci a confrontare con i diretti interessati. Allora, se fossimo stati noi al governo di questa regione, non avremmo mai creato questi malumori all'interno della sanità, perché avremmo avuto l'umiltà di creare una visione dal basso, con la partecipazione dei medici e degli infermieri, cosa che non è stata fatta. Pisa, lavoro. Io, come fate ancora a non alzare la testa qua? Il governatore Rossi di Pontedera, io non la voglio prendere con lui, ma noi abbiamo un tasso di disoccupazione che è intorno al 36%, ogni anno va sempre peggio. Che credibilità può avere un governatore di Pontedera che va in Vietnam a inaugurare una linea di produzione della Piaggio? Io mi chiedo che credibilità ha. Noi vogliamo che le imprese toscane rimangano in Toscana a produrre. Questi confondono internazionalizzazione dell'impresa con delocalizzazione dell'impresa.